Volevo cogliere l'occasione per spiegare a dei colleghi imprenditori che quando qualcuno dice che il cosiddetto spread dipende dai governi, dice una cosa che è una grandissima mistificazione, perché lo spread altro non è, noi alzi la mano se c'è qualcuno che prima di un anno fa aveva sentito parlare dello spread. Nessuno, anch'io non l'avevo mai incontrato per strada. Tant'è vero che venendo un altro governo, il tanto osannato governo dei tecnici, l'interesse per tutto il tempo del loro governo è stato di uno 0,20% in più rispetto all'interesse che il mio governo ha pagato negli ultimi 5 più negativi mesi. Quindi quando sento ancora adesso dire che quel governo è arrivato, che ha trovato l'Italia sull'orlo di un burrone, che se non arrivava quel governo non si pagavano le pensioni, non si pagavano gli stipendi, questa è una mascalzonata pura che non possiamo accettare. Noi abbiamo lasciato il governo con i conti in ordine, abbiamo lasciato il governo con un PIL che era lo 0,6% in più. Tutto ciò che è stato fatto ha portato più di 500.000 disoccupati, ha portato un aumento della pressione fiscale al 45%, 3 punti e qualcosa, ha portato una caduta del PIL del 3,6% e via di questo passo. Quindi il governo dei tecnici, purtroppo, applicando, ripeto, acriticamente la politica dell'austerità, ha fatto questo grosso danno a cui dovremo riparare. Però per favore che non ci vengano a raccontare delle cose che sono delle fandonie, delle panzane assolute. Presidente, Monti vuole fare il ministro con Bersani. Il microfono no, però grazie. Il microfono no, costa questo. Non sto facendo niente, sto facendo una domanda, capito?